Salve a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video. Nello scorso video abbiamo parlato di Santa Maria del Fiore, potete trovare come al solito qui il link nelle schede. Oggi invece non parleremo di un monumento singolo, ma di un artista. Questa cosa la farò altre volte, ovviamente meno frequente delle solite revisioni o recensioni, come le volete chiamare, dei singoli edifici. Ogni tanto appunto parlerò di alcuni architetti. In questo caso non sarà un architetto, sarà un po' come se fosse un intruso speciale. Infatti stiamo parlando di uno scultore, stiamo parlando di Edoardo Tersoldi, un artista molto giovane, infatti è nato nel 1987 in Italia. Parlo di Edoardo Tersoldi, che anche se è uno scultore, almeno a mio parere, porta molti spunti che possono anche interessare chi si interessa appunto di architettura, come appunto me. Infatti, 8 delle sue opere riguardano direttamente l'architettura. Queste sono, in ordine di creazione, Lift, Arcway, la Basilica di Siponto, che l'ho reso famoso, di cui magari parleremo un po' dopo. Poi c'è stato Sacred, Baroque, Archetipo, Aura. L'ultima struttura realizzata nel 2018 per il Festival di Coachella di musica e di arte è Etiria, di cui potete trovare comunque le immagini qui. Tutte queste opere, insieme a ovviamente anche altre opere di Edoardo Tersoldi, presentano la particolarità che non sono sculture tradizionali come potrebbero essere in marmo oppure in metallo o in vetro o anche di altri particolari, perché utilizzando la rete metallica e piegandola e realizza queste sculture che sono, che ovviamente sono materiali, ma che risultano all'occhio una via di mezzo fra la materialità e l'immaterialità. Quindi consente di dar l'idea di un qualcosa senza per forza appesantire il luogo in cui questa struttura si presenta. Infatti questo è un aspetto molto positivo che consente anche alle sue sculture di cambiare in base a come cambia la luce, e di notte, se illuminate con luci colorate oppure luci dal basso o effetti di luce, consente di dare un aspetto del tutto diverso, trasformare almeno visivamente le sue opere. E secondo me questa sua abilità di creare immaterialità e non invadere troppo nel concreto, questa sua tecnica si potrebbe ben abbinare all'archeologia. Infatti, come appunto avevo citato prima, la Basilica di Siponto era una basilica molto antica di cui erano arrivate a noi soltanto le fondamenta, e la tecnica usata da Tersoldi ha consentito di riportare in vita la basilica, di ridare la sua spazialità, di poter essere di nuovo percepita senza però creare un falso storico. Infatti molto spesso in archeologia si sta molto attenti quando si ricostruisce un qualcosa basandosi su dei frammenti o dei resti architettonici. Ora vi presento appunto l'Acropoli di Atene, dove appunto l'archeologo non deve permettere che il visitatore confonda gli elementi ricostruiti dagli archeologi e quelli originali. Infatti potete vedere adesso dalle immagini che i templi hanno questi due colori, uno più scuro e uno più chiaro, per distinguere appunto quello che è stato realizzato per ricostruire queste opere, per ridare la loro vita, e quello che invece è originale. E la tecnica di Tersoldi potrebbe quindi entrare tra quelle usate dall'archeologia per appunto ridar vita a monumenti di cui restano soltanto le fondamenta, che così consente nel poter ammirare quello che poteva essere la loro specialità e farsene un'idea maggiore rispetto a un semplice disegno di costruzione 3D, senza però intaccare troppo quello che è originale. Oltre all'archeologia, secondo me questa tecnica potrebbe essere molto valida anche agli architetti, perché mi immagino già edifici che fondano questa tecnica con le preesistenti. Quindi immaginarsi edifici con parti che sono in struttura e parti invece realizzate come le sculture di Tersoldi. Secondo me sarebbe un bel metodo per abbellire strutture anche preesistenti, magari abbinando pareti spoglie, magari di stazioni, di aeroporti non particolarmente belle oppure di palazzine degradate, e abbinare queste sculture per riqualificare l'area e renderla molto più vivibile anche da un punto di vista estetico. Vi lascio in descrizione qualcosa per approfondire Edoardo Tersoldi, quindi la sua pagina Instagram, il suo sito web e anche una puntata di TEDx dove lui ha parlato appunto delle sue opere. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto,
mettete un mi piace, aiutatemi a crescere condividendo questo video a chi potrebbe piacere l'argomento dell'architettura. Ci rivediamo al prossimo video, domenica. Quindi, tanto non bene tutto, passo e chiudo.